Allora, siamo qui pronti per l'inaugurazione di questa bellissima mostra fotografica che è scaturita da un periodo di corso fatto per quanto riguarda l'università, l'Uni3, con la direttrice di questa... Maria Luciani. Direttrice dell'Uni3. Sono la direttrice, ma sono coadiuvata anche da tanti amici che perseguono questa iniziativa e tengono su questa associazione. In modo particolare... questo corso del maestro De Gregorio, che ormai ha 7-8 anni e che ha prodotto sempre delle immagini bellissime, ci consola di fare nell'ambito della Uni3 anche un'opera di cultura, un'opera di trasmissione della cultura attraverso le immagini. Quello che voi vedete non sono solo scatti fotografici, ma sono elementi naturali, cipolle, mele... Che possono anche essere trasformate. Che vengono trasformati a seconda della percezione di chi fotografa. Ed ecco il maestro che arriva, è arrivato anche il maestro Antonio De Gregori. Perché c'è questa... c'è il maestro che guida gli allievi, gli alunni, li chiamiamo alunni anche se sono abbastanza grandi. Quanti alunni sono stati sotto la direzione del maestro De Gregorio in questo corso? Corso è una quindicina. Una quindicina, ma ci sono stati quelli degli anni precedenti. Certo, sono, questa è... appunto, alunni che hanno percepito quelle che erano le indicazioni del maestro, non solo per quanto riguarda l'inquadratura e la luce, cioè la parte tecnica, certo, ma anche e soprattutto per la parte emotiva, cioè ognuno di noi vede delle cose, la maggior parte non le sa interpretare, pensa che siano cose banali, invece se si riflette sulla realtà si possono cogliere nelle realtà spunti che hanno saputo cogliere i grandi pittori e in questo caso anche i grandi fotografi, allievi e i grandi maestri, che è stato un grande fotografo e di cui noi siamo onorati della sua collaborazione. L'arte in tutte le sue sfaccettature crea emozioni l'arte. E quindi queste immagini emozionanti, ripeto, non solo per la tecnica, ma anche perché ogni allievo ha saputo trasmettere la propria emozione, ha saputo cogliere in un particolare le emozioni che ha dato via poi allo scatto. Noi ringraziamo il maestro sempre. Maestro, come sono stati gli studenti? Studenti molto attenti a quelle sue indicazioni che dava per... Lo studente è sempre menefreghista, non gli interessa niente, però io ribastono E quindi porta, crea interesse. Li porta all'interesse. Beh, certo. Ma d'altro canto si vede. Sì, sì, infatti. Abbiamo fatto un giro panoramico, abbiamo visto degli scatti favolosi. E quindi sì, questa collaborazione con l'Uni3 continua, diciamo, in modo molto molto importante. Sì, ma oramai non so quanti saranno, 20 anni che... Non lo so, quanti anni sono? No, sono 10 anni in maniera continuativa, ma col maestro abbiamo collaborato anche scuola, esatto, con dei corsi fatti precedentemente a scuola, all'Istituto Industriale, quindi per me è una collaborazione veramente di amicizia e di stima. Lei ha fatto una domanda: come si comportano gli allievi? Una grande sopportazione, perché il maestro è rigido, preciso nelle sue indicazioni e quindi su 50 scatti lui ne salva uno magari, però quell'uno è significativo, vale per tutti gli altri, e quindi bisogna avere pazienza. Dunque, non è che il maestro è un professionista, su 50 scatti ne tiro fuori uno. Il problema è, voglio tirare fuori la loro emozione, perché 50 scatti sono buoni tutti tecnicamente, cioè, ma ogni scatto ha
quella sua emozione, la forza, vabbè, del resto un professionista come lei non può che fare questo, cioè, cercare di dare fuori. Quanti giorni dura questa mostra qui in questi splendidi locali, questa location eccezionale del... Dobbiamo ringraziare anche il vescovo, Monsignor Gianfranco De Luca, che ci ha concesso questa location, credo per la grande stima che nutre nei confronti del maestro De Gregorio, con i quali si bacchettano un po', sì, sì, ma poi infatti, si stimano. Ma questi sono i destini delle persone che si bacchettano, che si magari fanno vedere, poi alla fine si stimano perché sanno che il valore che c'è, sì, insomma. Sì, sì. Ringraziamo anche il vescovo che ci ha permesso appunto... Hai fatto una panoramica? Sì, sì, abbiamo fatto già tutto. Abbiamo fatto tutto. Nell'attesa della sua venuta, maestro. Ma c'è una cosa. Dimmi. Vedi quelle che volgarmente chiamiamo trabucco? Trabucco, l'abbiamo fatto. In questo detto, ci avviciniamo? Ho detto a quel ragazzo: mi devi fotografare la struttura. Perché il trabucco non mi interessa. Mi interessa la struttura. Come è fatto, questo? Appunto, questa è una costruzione bella fitticola. Sì, sì. Il vero architetto. Quindi questi sono proprio i particolari della struttura palafittica. Sì, sì, perché questi trabucchi sono ingegnerie navali. Sono delle macchine da pesca. Macchine da pesca, ma ingegneristicamente parlando, altamente. Altamente, certo. È notato questa. Anche questa è molto bella. Questa dei lucchetti, bella anche questa. Ma questa è una coppia di innamorati. Certo, indubbiamente. Non è solo il lucchetto. Uno un po' arrugginito nell'età, forse. È l'uomo. Quello è l'uomo, sì. Qui siamo invece alle paleoliche, una cosa più moderna. No, non è paleoliche. Non sono paleoliche. Questo è scritto passato e presente. Ah, passato, certo. C'è certo. Questo, c'è questo che è passato, e quelli sono il futuro. Che è presente. Mo sta a noi stabilire come era il passato e come il presente. O se, ecco, giustamente, o se piaceva prima o dopo. Ma noi non facciamo un discorso di valutazione. Se mi aiuta bene. Bello. Questa poi è molto polemica, questa immagine è molto polemica. Polemica? Se ne può dire di tutti i colori su quell'immagine. Infatti. Poi io da molto incazzato. E quindi stiamo ben tranquillamente. Siamo nella normalità, insomma, dai. Questa una chela di che cosa? Dimostra? È un mostro. Un mostro, sì. Questo ragazzo, questo che è una chela che... però sembra veramente, visto in questa inquadratura, un mostro marino, insomma. Esatto, un mostro marino. È la dimostrazione che l'immagine di per sé non vale niente se l'autore gli dà il significato. Certo. Lo dicevano indubbiamente ai primi del Novecento. Vedi quella lì? Questa è non tu possa dire. Che... Ma si capisce cos'è. Perché è volgare. No. È volgare, no. Ma è... non ci ho messo neanche il titolo, perché l'ho lasciato. A interpretazione. Va bene. Questa è un'altra poesia. Questa è la... Che stazione questa? La stazione è probabilmente... Ma la cosa splendida... Sono queste due persone, tre persone che stanno qui con fatica di prendere il treno, di viaggiare. Questi sono i personaggi, l'anima della foto. Questa fotografia. Bellissimo. E quindi qua abbiamo... Questo è un tragico d'amore. Vedi? Anche qui non ci ho messo il titolo, ma questa è una violenza. Come si dice oggi, uno stalking. Stalking... Un'aggressione, il grande il maschio la femmina. Quest'altro è un'altra cosa favolosa, perché un foulard buttato lì sulla sedia ha tirato fuori una maschera. Infatti l'ho capito adesso che era un foulard. Ognuno di noi può vedere quello che vuole. Ho visto una lingua. Sì. Anche se ha immaginazione di chi la vede. Sì, sì, ma siccome è un contromalocchio, quindi
se ne poteva mai più, cioè la punta. Perciò questa punta indica la... di zigoti. Partendo da questa immagine, che è stata suggerita, realizzata dall'alunno, ma suggerita dal maestro, gli zigoti sono quei gemelli che nascono da un uovo solo e poi si dipartono. Questo è un zigote. Il maestro è l'uovo da cui sono partiti, fecondati intellettualmente dal maestro. Forse qualcuno dice che è esagerato questa visione, però insomma, rende l'idea. Merita, esatto. Uno differenza verso l'uomo, l'umanità. L'uomo. Bella, significativa questa. Note, da uno stendino per i panni sembra di vedere un pentagramma musicale. Sì. Guardate che spettacolo. Sì.